io non servono mazzi di carte truccate, attrezzi per tagliare in due le persone, vi basta semplicemente utilizzare un foulard. Io un foulard, voi potete usare anche il tovagliolo quando avete finito di cenare, oppure un foglio colorato, quello che volete. Allora, mostrate al vostro pubblico che all'interno non contiene conigli, colibri o altre cose, lo infilate all'interno della mano con attenzione. Fate soffiare a qualcuno subito. E voi direte, sarà certamente scomparso, perché è un classico della magia far scomparire il foulard. In realtà no, siccome è un classico, io sono uno dei visitatori classici. Il mio foulard ha semplicemente e incredibilmente cambiato. Ora, per quanti si chiedono ma come hai fatto e non hanno ancora capito il trucco, semplicemente ci sono due foulard nascosti. Ora vi mostro anche come si fa, perché un conto è sapere il trucco o immaginarselo, mentre un altro conto è sapere che parole bisogna usare quando si è davanti, e che di persone che guarda pronto a vedere se si scopre. Allora, innanzitutto servono due foulard di colori diversi, perché se ne usate due uguali, si fa. Poi, uno lo dovete nascondere all'interno della mano, fare attenzione alla pizza senza farvi vedere. Per esempio, io parlando prima, mi sono messo in mano, poi, vi lascio fuori un pezzettino per ricordarvi che dentro questa mano c'è un foulard rosso. Poi, quando lo farete a casa, dovrete nascondere. Poi, entrando in scena, non dovete dire, ragazzi, questa mano è vuota, se no vi chiederanno di aprirla. No, dovrete dire, ragazzi, questo foulard è azzurro. Tutti guarderanno il foulard e nessuno va dal fatto che questa mano è misteriosamente chiusa. Lo mostrate un po', fate vedere che non ci sono conigli, colibri o altri animali, e poi lo infilate all'interno della mano con attenzione, delizia, schiacciando con attenzione e tutte quante le dita. Poi fate soffiare a qualcuno. Grazie. Tirate fuori il foulard, vi godete l'applauso, ma fate attenzione a non aprire mai la mano, perché se no si chiaro, no? Scusa. Poi, se avete usato due foulard perfettamente quadrati, uno lo potete mettere sulla mano.